Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi ho pensato di creare un make-up tutorial per il Natale. Ho deciso di ricreare questo look che mi dovete indossare e oltre a ciò di proporvi anche due idee outfit per il periodo sempre di Natale. Chiaramente due vestiti rossi. Quindi vi lascerò a fine video anche queste due idee di outfit. Chiaramente oltre a questi due vestiti vi propongo anche due paia di orecchini molto molto carini, tra cui un paio, questi che sto indossando in questo momento, che sono questi due alberelli, che danno veramente un tocco in più e guardate come sono carini che si illuminano. Chiaramente spero che il make-up che indosso vi possa interessare, vi lascio il tutorial. Ok, come al solito un occhio già è stato fatto e l'occhio destro insieme a voi. Per prima cosa vado a prendere un pigmento che ho acquistato tempo fa da Primark ed è un pigmento liquido color oro e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. E mentre lo vado a mettere lo vado pure un po' a uniformarlo. E vado un pochino anche nella piega. A questo punto vado a prendere dei pigmenti invece di polvere libera e vado a pressarli sopra l'occhio. Come primo colore vado a prendere un color, mi sembra color argento così a occhio, e lo vado a mettere all'inizio dell'occhio. Che però sull'occhio è un color argento, sì, però tende un pochino anche al verde, ora che mi sto rendendo conto. Quindi proprio in tema natalizio, neanche a farla apposta. E lo vado a mettere soltanto all'inizio dell'occhio. A questo punto vado a mettere invece al centro della palpebra mobile un color, come posso dire, un color rosino medio. E lo vado a mettere, lo vado a pressare su tutta la palpebra. E come vedete un bellissimo effetto sull'occhio. E vado un pochettino a uniformare tutti e due i colori. Come vedete è molto molto bello. Ok, a questo punto vado a prendere un pennellino da sfumatura, che per esempio potrebbe essere di questo tipo, e vado a prendere un marrone medio, preso da questa palette di Makeup Revolution. Prendo questo marrone medio e lo vado a mettere come colore di transizione. Anche se mi sporco sotto un pochino non importa, tanto andrò dopo sotto col correttore e vado a fare in modo che il trucco risulti più amalgamato, smutantissimo. A questo punto prendo un pennellino un pochino più piccolino e più stretto e vado a prendere un marrone un pochino più scuro e lo vado a mettere nella V finale dell'occhio per intensificare lo sguardo. E lo metto anche un pochino anche all'interno della riga. Poi prendo ancora il pennello di prima e vado a sfumare. A questo punto vado a prendere un eyeliner in gel marrone scuro oppure nero se lo avete e traccio una riga d'eyeliner, arrivo subito. Ok, a questo punto vado a mettere all'interno dell'occhio una matita nera. In questo caso utilizzo una di Kiko e vado a metterla anche sopra. A questo punto vado a prendere un pennellino piccolo e vado a mettere sotto la riga un violino medio. E mentre la vado ad applicare, la vado anche a sfumare. All'inizio dell'occhio vado a riprendere il pigmento di prima, color argento, verdognolo, e lo vado a mettere
proprio all'inizio dell'occhio, sotto però, per illuminare. Ok, piego le ciglia e metto il mascara e arrivo subito. Ok, gli occhi sono finiti, li faccio vedere come sono usciti. Molto glitterati, molto, molto natalizi. A questo punto vado a fare un po' di contouring con la terra. E naturalmente sfumo, posso farlo anche con le mani tranquillamente. E stessa cosa anche di qua a destra. Sfumo, sfumo, sfumo. Poi vado a prendere un blush, in questo caso prendo questo di Primark e lo vado a mettere nelle gote. Uso questo pennello perché mi ricordo perfettamente che questo blush è molto pigmentato. Insisto sulle gote finché non ottengo il risultato desiderato. A questo punto vado con le mani ad amalgamare. Poi prendo un ombrettino molto molto luminoso e lo vado a mettere come illuminante sulla parte alta dello zigomo. A questo punto passiamo alle labbra, siccome è Natale, già io sono molto amante dei rossetti rossi, figuriamoci a Natale. E utilizzo praticamente questa matita di Avon, che non so come si chiami, comunque è un rosso scuro, ve lo faccio anche vedere. Ecco, e poi utilizzo un rossetto matte, rosso scuro, della Deborah 05. Le vado a mettere e arrivo subito. Ok, e questo è il risultato finale. Allora, questo è il primo outfit consigliato, ossia un bellissimo vestito rosso, chiaramente, con le spalle trasparenti e con la parte centrale tutta bella brillantinata. Secondo me è veramente molto bello per Natale. Sicuramente troverete un sacco di vestiti molto similari comunque nei vostri negozi di abbigliamento preferiti. E ho deciso di abbinare questi bellissimi orecchini natalizi che ho preso alcuni giorni fa da Primark. E questo è il primo outfit consigliato. Ok, questo invece è il secondo outfit che vi consiglio per Natale, ossia un vestito comunque lungo, che si usa o con i leggings o comunque con le calze, con queste spalle scoperte e con questo bellissimo color rosso tutto brillantinato. E poi, come ultimo tocco, questi bellissimi orecchini presi anche loro da Primark, che hanno la particolarità di illuminarsi. E questo è veramente un tocco in più. E niente, il video finisce qui, spero che il mio trucco e che le mie idee di outfit per Natale vi sono piaciute e vi aspetto al prossimo video e come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se siete interessati a seguirmi. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video!